c'era scritto sono cose nuove. Questa è l'iniezione. No, adesso stai lì fermo sul tronco e girati solo un attimo. Ehi! Ehi! Tocca a noi! Ok. Pronti? Motore! Oh, fermo, stop! Che vuoi fare? Verbalizza, spiegati, racconta! No, motore! Il vestito della Madonna! Il vestito della Madonna? Sì, sì, il vestito della Madonna! E che cos'è? Beh, è un film! E di che parla? Allora, senti qua. Anno 1510. Una giovane donna, bellissima e desiderata da manobile di un piccolo feudo, è la promessa sposa di un cavaliere che viene barbaramente ucciso. Il sontuosissimo abito, cucito per le nozze, diviene, per espressa volontà della ragazza, un ex voto per la Madonna, cui la devota sceglie di destinare i suoi averi prima di ritirarsi in un convento. Originale. Come fai con i costumi e le scenografie? I costumi? Li cerco. E per le scenografie mi affido alla tecnica teatrale. Ho capito. Oppure si gira tutto con le marionette. Con le marionette? Sì, i burattini, hai presente? Si chiede a un bravo burattinaio e si costruisce un set per le marionette da sostituire agli attori. Ecco, lui è il burattinaio e quella marionetta di spalle è il nostro narratore. Cominciamo? Prepara il campo. Cominciamo. Siamo lieti di presentare il vestito della Madonna. Accomodatevi, mie belle dame. Ben arrivati, nobili cavalieri. Lesti, vi prego. Per me sarà un piacere narrar per voi, dinanzi a me riuniti, questa antica storia d'amore, morte e fede. In un tempo lontano, la bella Lucrezia, sorella del cardinale Salvucci, dopo mesi di sospirati incontri e languide attese, finalmente sposerà il suo amato Ferrante, coraggioso condottiero e cavalier cortese. E una preziosa stoffa, arrivata all'uopo dall'Oriente, diverrà un bellissimo abito da sposa. Ho pensato anche a un bel cuffione di Renza. Maria, fate attenzione a quei merletti! Serviranno per ricamare le vesti foderate. Oh, Madonna Giulia, non si è mai vista una faggia tanto bella! Donna Lucrezia avrà l'abito di una santa! Ho disposto perché sia fatto tutto come si conviene per una signora. È la mia unica figlia e desidero per lei il meglio. Raso turchese e profili d'oro! E che broccati! Queste stoffe tessute appositamente per voi la renderanno un sole. Al suo cospetto, le grandame non sembreranno che pallidissime lucerne. Che grani preziosi! Me lo ha dato Ferrante in dono prima di partire. Madonna Lucrezia, che grani preziosi! Maria, è un rosario raro, sapete? Me lo ha dato Ferrante in dono prima di partire. Ha 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 ha
Non datele spago, figlia mia, o farete tardi. Madonna Lucrezia, rimanete con noi, vi prego. Non mi tentate, Maria. Le consorelle mi aspettano davanti all'edicola della Madonna del Rosario. È quasi ora per la novena. Il cardinale, vostro fratello, non si offenderà se giocate un po' a far la sposa. Il vostro Ferrante sarà qui domani. Dovete prepararvi a riceverlo. Voi dite? Ma certo! Proviamo l'abito. Non è meraviglioso? Maria, con le vostre chiacchiere ci distraete. Devo andare a parlare con la cuoca per gli ultimi dettagli. Lucrezia, dopo la messa prepareranno il vostro letto di nozze. Andate ora. Su, via! Dove diavolo si è cacciata la cuoca? Ah, Cecilia! Eccovi finalmente! Ordinate ai servi di procurarsi più frutta e controllate che sia di giornata. La zuppa di prugne cotte con vino e zucchero andrà servita prima dell'arrosto di selvaggina e delle lingue di vitello. Poi salsa di pane bianco al rafano, cipolle con la buccia e un po' di levistico per guarnire. Bene, mi raccomando a voi, il banchetto nuziale dovrà essere perfetto. Terminate con morselletti biscottati e frittelle con marmellata di pesche. Frattanto parlerò con l'acquarolo e il pizzicagnolo. Marrano! Che vile combattente siete mai! Un tranello! Mi attaccate alle spalle, dunque! Ehi! Siete morto, Ferrante! Coglioffo! Ne ho spezzate 100 di spade migliori della vostra! Madonna Lucrezia, un messaggio urgente per voi, recapitato dal capitano delle guardie. Un agguato al prode Ferrante è stato teso. Nella foresta assorta, una lama crudele ha ferito a morte lo sposo tanto atteso. La bella Lucrezia, nel luogo del loro primo incontro, si nasconde. È spaventata, più compita, e mesta al suo destino si rassegna. Finalmente. Ero sicuro che foste qui alla Cappella del Rosario. Ci trovavamo qui di nascosto. Che sotterfugio ogni volta con nostra madre. Lo so. Sorella amatissima, sono preoccupato per voi. Fratello, mio cardinale, ho perso tutto. Acconsentite al mio ingresso in convento e destinate tutti i miei averi alla Madonna del Rosario. Vi supplico. Se davvero questo è il vostro volere, non mi opporrò. La giovin raccoglie la sua fede. Nel cuore ripone il gran patire. Casta si vota a ciò in cui crede e il bel vestito alla Madonna cui è devota. Lascia come voto a divenire. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Orsù, belle dame e nobili cavalieri, porgete ora l'orecchio a questa vecchia storia che vado ogni ora a raccontare. Storia antica d'amore, storia di morte e di fede. C'era una volta, in un paesino lontano, abbiamo presentato Il vestito della Madonna,
un cortometraggio diretto da Federico Caramadre, Danilo Piccioni, Matteo Pizzarello, Leonardo Maria Poggiali. Scritto da Gabriella Di Ventura, Antonella Martino, Federico Caramadre. Marionette del Teatro dei Burattini del maestro burattinaio Maurizio Perissinotto. I burattini sono interpretati da Madonna Lucrezia, Emanuela Damasio. Madonna Giulia e la serva Maria, Marta Altinier. Il cardinale, Paolo Salomone. Il narratore, Gaetano Lizio. Editing audio, Mediavox and Sound, in collaborazione con Hermes Art Studios. Le musiche Agnus Dei di Giovanni Pierluigi da Palestrina, canzone quarta dalle sonate per sonar con ogni sorta di strumenti di Giovanni Gabrieli, The Sands Alleluia, Handel Anderson, sono eseguite dal Roma Brass Quintet. Al basso tuba, Augusto Mentuccia. Alla tromba, Ermanno Ottaviani e Massimo Bartoletti. Al trombone, Maurizio Persia. Al corno, Marco Venturi. Lavoro realizzato in 9 ore di ripresa, con 36 inquadrature, per un totale di 43 minuti di girato, sonoro incluso. Formato DVSP.